Ciclopista del Brenta, da anni si parla del progetto che da Enego dovrebbe arrivare a sud di Bassano e ci sono polemiche. Tragedia a San Michele di Bassano, una 55enne al volante di una Lancia muore finendo in una scarpata. Chiedono un allacciamento del gas, inizia l'odissea per una coppia di bassanesi che hanno chiamato Rete Veneta. Nella sfida tra Zaia e Moretti per la poltrona di governatore spunta un terzo candidato, Berti del Movimento 5 Stelle. Dopo la notizia shock della diffusione del video hard sul web parla l'avvocato della tredicenne. Tragedia nel Bellunese, un tecnico di San Giorgio in Bosco è stato travolto ed ucciso da un argano. Come Padova, anche Cittadella decide di ridurre orari di apertura delle sale gioco e delle slot machine. Nuova edizione di Bassano TG, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori. Come avete sentito in apertura, ci occupiamo della tanto discussa ciclopista del Brenta, che da anni si parla del progetto che dal comune di Enego dovrebbe arrivare ai territori a sud di Bassano, finalmente dopo tante parole, l'ora dei fatti. Due progetti, l'uno del valore di oltre 14 milioni di euro presentato assieme ai comuni Contermini e all'Unione Montana del Brenta, l'altro che prevede una spesa complessiva di 1 milione e 700 mila euro a firma del solo comune di Bassano. Entrambi, dedicati alla ciclopista del Brenta, mirano a ottenere un finanziamento regionale previsto da un apposito bando che mette a disposizione dei comuni circa 40 milioni di euro per la realizzazione di piste ciclabili. Elemento comune ad entrambi i progetti, quello di affiancare alla ciclopista naturale della Campesana anche un'ipotesi in sinistra Brenta. Da Enego in sostanza il tracciato proseguirebbe per Valstagna e Campolongo e da qui, invece di toccare Campese, Sarsone e Sant'Eusebio, passerebbe sulla sponda opposta del fiume, verso Pove, diretta a Bassano e poi a sud fino a Tezze sul Brenta. L'ipotesi in sinistra Brenta è quella più semplice perché va a recuperare viabilità esistente che viene un po' riqualificata con segnaletica e definizioni tracciati specifici, quindi ha un costo relativamente basso. Rimane comunque sul tavolo l'ipotesi sulla Campesana, che era quella storica, dipende dai finanziamenti che arriveranno. Un'ipotesi quella di realizzare la ciclopista in sinistra Brenta, che poco piace però a chi da anni lavora per portare gli appassionati della bicicletta sull'altra sponda del fiume. Se il progetto riguarda la possibilità da un certo punto di interrompere la ciclabile e spostarla tutta a sinistra, credo sia un danno enorme per il cicloturismo e per soprattutto il turismo. E ovviamente anche per l'economia. Il cicloturismo oggi rappresenta una vera e propria miniera d'oro per la vallata, con i suoi 260.000 passaggi l'anno. E la cronaca fa registrare un nuovo dramma della strada. È accaduto oggi pomeriggio lungo la provinciale della Fratellanza, al confine tra Contramarchetti di Marostica e via Gaggiona di San Michele. Per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Y condotta da una donna di 55 anni, di origini cingalesi, residente a Bassano, è uscita fuori strada. L'auto è caduta in un burrone volando per oltre 40 metri e finendo nel torrente La Bacile. A dare l'allarme a alcuni ciclisti, immediato è stato l'intervento sul posto di sanitari del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. E con il prossimo servizio vi raccontiamo la disavventura di una coppia di futuri sposi alle prese con l'allacciamento del gas e hanno deciso di chiamare Rete Veneta. Sentite. Chiedono un allacciamento del gas, inizia l'odissea per una coppia di bassanesi che solo dopo mesi da quando presentano domanda all'ente preposto ricevono una risposta, che però non li soddisfa per nulla. Ci siamo sentiti dire che Italgas al momento è commissariata e quindi non sono in grado di darci nessun tipo di data e nessun tipo di indicazione riguardo a quando effettivamente verranno eseguiti i lavori che ci sono necessari. La casa è al freddo, creando forti rallentamenti anche i lavori da completare in vista della prossima entrata nell'abitazione. Intanto voi il 15 febbraio avreste anche in programma di sposarvi. Sì, esattamente, il 15 febbraio, ormai la data è fissata, tutto è fissato. E speriamo che la situazione si sblocchi, continuano sempre a dirci sì, magari ci riaggiorniamo la settimana prossima, ci siamo quasi, dovremmo esserci, però ormai le settimane passano. Il tempo passa, la palla si rimbalza da Italgas a Eni. Mi hanno detto invece che la pratica è stata inserita correttamente, tutto a posto, che anzi i lavori erano stati programmati per il 17 novembre. E quando sono andata a chiedere delucidazioni in ufficio mi hanno detto che bisogna inserire una data a sistema perché la pratica possa andare avanti, poi se quella è reale o meno non importa,
e quindi anche lì non si sa esattamente quando verranno fatti i lavori. Eni mi ha detto deve sentire Italgas, perché appunto Italgas è commissariata, se vuole avere risposte sente Italgas. Italgas mi dice non possiamo fare niente al momento, faccia reclamo ad Eni intanto. Cosa chiedete? Di avere informazioni in merito, vedere se ci sono anche altre famiglie, perché ci hanno assicurato che nella zona di Bassano non siamo gli unici, che si facciano sentire anche le altre famiglie. E nella sfida tra Zaia e Moretti per la poltrona di governatore spunta un terzo candidato. È il nome emerso dalle regionali del Movimento 5 Stelle. Tre candidati forti, no? Due candidati forti, assolutamente. Ci sono anch'io, padovano, 31enne imprenditore. Sarà Jacopo Berti il candidato presidente per il Movimento 5 Stelle alle prossime regionali. Sfiderà Luca Zaia e Alessandra Moretti. La battaglia si pronuncia dura, ma soprattutto per loro, perché questa è la prima volta che si scontrano contro dei cittadini che entrano in regione, che sanno quello che vogliono e soprattutto che sono puliti, che sanno cos'è la legalità, che sanno cos'è l'onestà. Primo con 466 preferenze, dietro di lui sul podio la veneziana Erika Baldin e il vicentino Rinaldo Verardo. 2500 in tutto i partecipanti al voto online. Berti aveva corso anche per il comune di Padova in coppia con Giuliano Altavilla. Il risultato dei grillini era stato deludente. Ho imparato cosa vuol dire anche confrontarsi con delle realtà politiche che purtroppo fanno dei poteri, delle lobby, le loro grandi forze e non delle forze dei cittadini. Non vanno a rappresentare i cittadini, vanno solo a rappresentare gli interessi che rappresentano. Il Movimento 5 Stelle in Veneto si presenta per la prima volta alle regionali. La vecchia politica, dice Berti, deve uscire dai palazzi. Noi dobbiamo andare a prendere tutte queste persone, queste sacche di potere e clientelismo che si sono create e andare ad azzerarle. Non possiamo più pensare che ci siano persone oggigiorno che combattono in strada contro Equitalia, contro le tasse, contro i problemi di ogni piccolo imprenditore, di ogni lavoratore, e che ci siano persone che adesso si stanno stracciando le vesti perché rischiano di perdere il vitalizio. Ma dove stiamo andando a finire? E torniamo ad occuparci della vicenda della 13enne di Castelfranco filmata dagli amici durante un incontro sessuale con uno di loro. Oggi l'avvocato della famiglia ha voluto chiarire alcune parti della vicenda. Quel video rischia di perseguitarla a vita. E questo è il pericolo reale per la 13enne di Castelfranco, protagonista di un incontro sessuale con dei coetanei che hanno ripreso tutto col telefonino e poi diffuso tramite i social network. Una vicenda accaduta oltre un mese fa che avrebbe fatto il giro di migliaia di visori, non solo di tutta la Castellana, ma anche tra studenti di molte scuole della Marca, del Vicentino e del Padovano. Una situazione quantomeno imbarazzante che però la 13enne ha deciso di affrontare. E di non scappare consapevolmente, anche perché sa che questa cosa ha avuto una diffusione tale che tutte le scuole, gli studenti di tutta la provincia e dintorni sono a conoscenza di questo e quindi non cambierebbe nulla. Molto centrata sul cercare di andare avanti, finire l'anno scolastico e di reintegrarsi e riprendere la sua vita. Un percorso in salita, considerando i molti commenti che sono circolati al seguito di quelle immagini. Ma non solo, infatti, oltre allo scherno, la rete ha iniziato una vera e propria campagna al massacro. Si è suicidata, è rimasta fulminata su un tetto con un ombrello che non si sa cosa stesse facendo mentre pioveva e quant'altro. Nonostante tutto, la 13enne è tornata in classe, mentre il compagno e uno dei coprotagonisti ha invece cambiato istituto. Lontani anche gli altri due minori, per una vicenda dove la linea tra trasgressione e imposizione è davvero sottile. Non è riuscita a limitare qualcosa che ha sentito probabilmente come soverchiante. Questi eventi le hanno impedito di fare un'operazione di mettere un limite, mettere uno stop a qualcosa che è più grande di quello che di lei sostanzialmente, perché è una bambina, insomma. Una bambina che però rischia di rimanere virtualmente per sempre in quegli atteggiamenti in internet. L'appello per conto della famiglia c'è, rimuovete tutti questi video ed evitate che vengano diffusi. Ubriaco provoca un incidente, poi aggredisce e ferisce i carabinieri che intervengono per i rilievi. È accaduto la scorsa notte a Resana, dove i militari della compagnia di Castelfranco Veneto con non poca fatica hanno stretto le manette ai polsi di un 28enne di Possagno. Deve rispondere di resistenza, minaccia, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane, mentre guidava in evidente stato di alterazione alcolica, ha fatto uscire di strada un'auto condotta da un 60enne di Campo San Martino. All'arrivo degli uomini dell'arma ha dato un'escandescenza avventandosi sul capo equipaggio, graffiandolo al volto. È un villaggio solidale per ospitare persone con disabilità, un progetto ambizioso che coinvolge la Regione Veneto.
Prende vita a Cornedo Vicentino un progetto appoggiato dalla Regione Veneto finalizzato ad ospitare persone disabili nel momento in cui la famiglia, genitori, fratelli non sono più in grado di seguirli. Ma non si tratta solo di offrire ospitalità, quanto si prefigge la Fondazione Domani per Voi Onlus a realizzare un vero e proprio villaggio solidale. Vogliamo fare di primo un nucleo familiare da 20 posti con un centro diurno dove i ragazzi possono andare a lavorare. Dopo abbiamo pensato di unire il non profit al profit e abbiamo contatti con degli imprenditori nascerà anche un centro ausili. Un progetto ambizioso, un gioco di squadra che coinvolge azienda sanitaria, amministrazioni locali, imprenditori privati e, dicevamo, Regione Veneto. Qui a Cornedo abbiamo questo progetto importante che noi come amministrazione comunale stiamo spingendo perché ovviamente ci crediamo. Abbiamo la fortuna di avere operatori e associazioni che si occupano appunto di questo settore e hanno adesso questo importante progetto. Stiamo parlando del progetto per un villaggio solidale che potrebbe nascere proprio nel territorio di Cornedo Vicentino, ma che sicuramente però potrebbe interessare tutta l'area della Valle dell'Agno e anche sicuramente l'area del ULS 5 Ovest Vicentino. Abbiamo già ottenuto un grande appoggio da parte dell'assessore regionale Marino Finozzi, che non da oggi ma da molto tempo sta spingendo per quanto riguarda proprio il turismo accessibile ai portatori di handicap. Ed ora sentiamo che tempo farà nei prossimi giorni con le previsioni del tempo del generale Giancarlo Iannicelli. Si va esaurendo questa fase che ha visto qualche giorno di tempo perturbato per il passaggio di complessi sistemi frontali. Ora avremo una pausa, se non di bel tempo inizialmente, comunque di tempo senza pioggia, con tendenza poi a un miglioramento, quindi un fine settimana prolungato anche abbastanza discreto. Vediamo più in dettaglio per Vicenza ma anche per il Bassanese, per domani ancora una nuvolosità stratificata, anche intensa, non dovrebbero esserci precipitazioni almeno diffuse, localmente potremmo avere, come si dice, due gocce d'acqua, però la tendenza è al miglioramento. Poi ulteriore miglioramento per lunedì 8 con ampie schiarite e ancora la presenza di un po' di nuvolosità, però la tendenza al tempo stabile, almeno per lunedì. Con questa situazione i venti sono deboli dai quadranti settentrionali, le temperature si mantengono al di sopra della media, 7-8 gradi le minime, che sono piuttosto alte per il periodo, le massime 12-13 gradi. Per finire, a chi interessa, l'alto Adriatico, quindi lo stato del mare, previsto con tendenza al mosso. E la cronaca apre la pagina dell'Alta Padovana. Non ce l'ha fatta Stefano Zacchia, 48enne residente a San Giorgio in Bosco, tecnico caposquadra di un'azienda di Campo San Piero. L'uomo è morto dopo diversi giorni di agonia, dopo essere stato travolto dall'argano che stava manovrando per tendere un cavo Enel di media tensione nel Bellunese. L'infortunio sul lavoro era accaduto ancora nel pomeriggio di giovedì. Zacchia stava manovrando il mezzo meccanico quando improvvisamente è scivolato per circa 50 metri ed è stato schiacciato dal macchinario. Dalle prime ricostruzioni, dalle prime testimonianze dei colleghi del 48enne, il terreno potrebbe aver ceduto, provocando così la tragedia. E ci spostiamo alla cittadella che, come Padova, decide per la riduzione dell'orario di apertura delle case da gioco e delle attività di slot machine. Lotta al gioco d'azzardo, il comune di Cittadella in prima linea, ce ne eravamo occupati già nei mesi scorsi. Il TAR approva la riduzione degli orari delle sale da gioco, dichiarando che non sussiste alcuna violazione nei confronti dei titolari dei locali. E così come già avvenuto a Padova, con l'ordinanza di riduzione degli orari voluta dal sindaco Massimo Bitonci, il copione si ripete a Cittadella. Il TAR si è dato parere favorevole su una sentenza contro una sala slot machine vicino a una scuola superiore. Ho deciso di applicare anch'io l'ordinanza che prevederà degli orari di chiusura per quanto riguarda questo tipo di gioco nelle macchinette per ogni esercizio pubblico, quindi si potrà giocare a Cittadella solo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 di ogni giorno e poi dovranno essere spente, in modo che coloro che hanno questo vizio tornino a mare a casa dalle proprie famiglie, dai propri figli. Torna anche quest'anno l'appuntamento su Rete Veneta con i vostri presepi, quindi chiamateci e segnalateci i vostri presepi ai numeri che state vedendo in sovrimpressione. Una nostra troupe arriverà a casa vostra a filmarli per poi trasmetterli nel corso nel telegiornale, quindi aspettiamo le vostre chiamate.
Ed ora uno sguardo alla programmazione. Questa sera alle 21.04 andrà in onda il film La segretaria quasi perfetta con Spencer Tracy. Domani alle 9 il Santo Rosario e la parola del Signore. A seguire alle 10 la Santa Messa dalla Chiesa di Santa Cristina di Quinto di Treviso. 13.15 consueto appuntamento con Idea Formazione, 17.50 lo speciale Agricoltura Veneta. Ed ora come ogni sera vi lascio al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Ossario di Bassano. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Giacomini Giovanni, Giacomon Giuseppe, Giacomazzo Domenico, Giampieri Pietro, Gianconi Gennaro, Giandomenico Giuseppe, Giangeretti Giuseppe, Gian Giordano Antonio, Gian Grandi Augusto, Gianiera Alessandro, Gianino Vincenzo, Gian Malva Vito, Giannavei Carlo.